Buongiorno. Allora, risposta invece ai medici, quelli che l'hanno, dove è stata accompagnata dalla polizia qualche giorno prima che venissero qua, che non si sono chiesti, ma com'è possibile che una signora, una donna, è per strada là al Pantheon, ai Villini, con una gamba fratturata, presa a colpi di legno da questo Christian, da questo ragazzino. Com'è possibile? Che ci faceva là questa donna? Che vaneggiava, che ha lanciato pietre contro la chiesa, contro la cosa, che non è mai capitato perché non ce l'hanno segnata nella lista. Come mai? E non gli hanno fatto l'esame tossicologico, non hanno visto se gli avevano somministrato allucinogeni al tempo, perché è successo 3 giorni prima. E poi, stessa risposta ai medici che non gli hanno fatto l'esame tossicologico del capello e delle droghe, stessa risposta ai medici che sono venuti qui insieme alla polizia, per me, che sono venuti qui. E la dottoressa, per me, non ha nessun problema, è calma, è tranquilla, non ha nessun problema. Quindi una donna per strada che non hanno nella lista, quindi che non è mai successo nel passato una cosa del genere, che non ha precedenti di questo tipo e di nessun tipo, con una gamba rotta da Christian a colpa da un ragazzino. Cosa ci fa con un ragazzino? È che vaneggiava tirando pietra al prete, è portata dalla polizia, non gli fanno l'esame tossicologico per vedere se gli hanno somministrato la droga dello stupro, degli allucinogeni, degli psichedelici, qualche cosa. Niente esame tossicologico. In più, quelli a giorni, dopo giorni, quelli che sono venuti qua col 118 e con l'ambulanza, la dottoressa dice per me sta bene, non è alterata, è calma. E fu sì, talmente calma che quando l'hanno buttata fuori di casa, stava lì, in inverno. Sotto quel porticato dove c'è il parrucchiere, fino alle 2 di notte, fino al mio rientro dalla questura, e i cani erano qui in casa, che mia madre l'ha buttata fuori di casa perché a mia madre non gliene frega niente, non è che è stata 16 anni con lei, anzi se n'è liberata. È stata lì. Talmente calma, dottoressa, era talmente normale che una donna con tutti gli scatoloni, le valigie, senza i suoi amati cani, senza me, stava là sotto. Là sotto. Quindi è normale che una donna che ha i cani, Zani sta dicendo, con i cani, i suoi amati cani, stava con degli scatoloni tranquillamente là sotto, non era alterata. Era calma, era normale, là sotto, d'inverno, alle 2 di notte, fino alle 2 di notte. Sono stato io a pregarla di salire in casa, in qualunque, anche se era alterata contro di me, diceva delle cose calme, però le diceva così perché io. Questa calma è, fino alle 2 di notte, d'inverno, buttata là sotto con tutti gli scatoloni. Per la dottoressa non c'erano problemi, era normale. Queste sono associazioni a delinquere, non sono né medici né polizie né magistrati. La difesa della donna. Andatevene a prendetela nel culo, assassini. Il litigio familiare era ancora alterata contro di me e a favore del mondo che voleva salvare. Perché l'avete drogata? E me l'avete messa contro per fare succedere
qualche cosa qui in casa. Forse per farmela fermare con violenza, per farmela ammazzare. Perché questo siete. Altro che medici e cose. E io, nonostante ho capito tutto, ho cercato di farla salire in casa. Capito? Perché non la potevo vedere là sotto con un berretto, un cappotto. Calma. Calmissima. Dopo che giorni prima tirava pietre, dava pugni, voleva riprendersi il cellulare che aveva regalato a gente di strada, perché lei dalla strada voleva portare tutti nel mio terrazzo, voleva regalare le mie cose, voleva regalare le sue cose, voleva. Era totalmente alterata, era fuori, allucinata da un allucinogeno psichedelico. Dissociativo, dissociante. Era totalmente, tutta mi si strofinava e poi mi odiava. Faceva, ci sono i video. Voi non lo sapete quello che ho vissuto io. Un altro probabilmente avrebbe commesso un omicidio. Per la dottoressa e i dottori dell'ospedale era tutto normale. Italia, mafia. Delle peggiori. E terrorismo in culo. Invece di spalleggiare me e di cercare di farla stare tranquilla, loro avevano eliminato, a me mi sembra, sembra così, a me mi non si può dire, ma io lo dico lo stesso. Mi pare così. Che avete cercato di eliminare un'altra prova, perché doveva essere questa persona, doveva essere calmata, si doveva spalleggiare me e vedere chi è che gli aveva messo, somministrato queste cose, se fosse stata delle persone oneste e corrette, non lasciarla per strada, perché se io non l'avessi fatta risalire, non avrei i foglietti, quelli del medico che se l'è portata in ospedale, non avrei prove, non ci sarebbe lei. Una che ama i cani, ormai non li amava, non gliene fregava nulla di niente, li fregava solo di Dio, della cosa. Passando prima, quando gli avete somministrato questa cosa, era tutta alterata, gli hanno somministrato queste droghe, era tutta alterata. Dopo qualche giorno, era, sì, qua nell'occasione, era, sì, certo, sì, lasciata per strada e voi siete per contro la violenza della donna? Con un cappuccio e tutti gli scatoloni. Non pensate ai cani, ma com'è possibile che questa non gliene frega niente dei cani? Può stare per strada ore e ore. Una che non ha questi precedenti, una che non ha mai dormito con me, in macchina, nelle cose. Ma non è che una che è andata per strada a fare l'anarchica, la panca bestia, mai fatto la cameriera. Questi non gliene è fregato niente, nulla, nulla. Non gliene è fregato nulla. Non si sono chiesti com'è possibile, come possiamo lasciare una donna per strada. E come mai a questa persona non gliene frega niente di queste cose. Per la dottoressa è normale, quindi la dottoressa deve essere sbattuta per strada o in carcere insieme a questa polizia, ve ne dovete andare in carcere, che lì qualunque cosa che vi succede sarà normale, perché ormai si può dire quello che si vuole con la bocca, si firmano le cose vostre, vero? Si firmano qualunque cosa, è importante che siate un'associazione a delinquere, un gruppo preorganizzato che pianificate, firmate cose false e avete fatto il dottore, la polizia, il magistrato. Per me siete degli assassini. Chiarissimo.